assolutamente, capita anche me di essere sottoposto a virgolettati. Siamo l'unico posto in Europa dove uno scrive, mette virgolette, cose che uno non ha mai detto. Ma insomma, approfitto per amor di chiarezza, quando sento, non gli diciamo sia Bersani, nemmeno se si mette in ginocchio. Guardate una cosa, senti, credete a me, solo un insano di mente potrebbe aver la fregola di mettersi a governare in questo momento. Sia chiaro. Io sono pronto a prendermi una responsabilità enorme. Chiederei a ciascuno di prendersene un pezzettino. Punto. Questo è quello all'essenziale che ho da dire. Grazie per essere qui. Vado io, vai tu. Allora, inizierei dal virgolettato, perché siccome era un cosiddetto mio virgolettato, mi colgo l'occasione per dire che assolutamente, insomma, era all'ennesimo tentativo dei giornalisti che dicevano ma neanche se vi dice questo, ma neanche se vi propone quest'altro, ma neanche se al ventesimo, ma neanche, era un ma neanche se si butta in ginocchio, ho detto vabbè, e questo è per chiarire la vicenda. E dunque, io devo dire, l'ho ascoltata, per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. Sono 20 anni che noi sentiamo queste parole e noi non incontriamo le parti sociali, perché noi siamo quelle parti sociali, quei cittadini, quei lavoratori, quei cassaintegrati, quei studenti fuori sede, quei disoccupati che vivono tutti i giorni la realtà di questo paese. E dico che mi sembrava di sentire una puntata di Ballarò, perché io ho 39 anni, sono 20 anni che voto e sono 20 anni che sento parlare delle stesse cose personalmente. Io e le persone che siamo poi nel Movimento 5 Stelle, perché io, come sa, sono una portavoce, come tutti noi siamo portavoce, e quindi esprimiamo un disagio che il Movimento 5 Stelle è riuscito a canalizzare invece in forma positiva, riportando i cittadini ad innamorarsi di un progetto politico e riportandoli all'interno delle istituzioni. Lei diceva solo un insano di mente potrebbe avere adesso la tentazione di voler governare. La fregola, poi la fregola, consentita. Noi siamo quegli insani di mente, perché noi abbiamo un progetto politico a 30 anni per questo paese. E quindi abbiamo detto al Presidente della Repubblica, e diciamo di nuovo in questa sede, che noi siamo disposti a prenderci le nostre responsabilità come cittadini, riprenderci quella sovranità popolare che la Costituzione ci ha riconosciuto, e riprenderci il nostro Paese. E abbiamo anche la credibilità per fare tutto questo. Perché non sono 20 anni che parliamo delle stesse cose senza realizzare nulla di quello che è stato promesso in svariate competizioni elettorali.